Ciao, benvenuto in questo nuovo video tutorial. Oggi ci occupiamo proprio del raspamento della cuccia. In un precedente video abbiamo affrontato l'argomento quando ovviamente il nostro cane è a passeggio o è nel giardino di casa e soprattutto in associazione a urinazione e defecazione tende a mettere in atto questo comportamento, che abbiamo visto essere principalmente una forma di marcatura. Ma nel video tutorial dedicato troverai molte più informazioni. Ma perché questo tipo di raspamento lo possiamo anche vedere tra le mura domestiche, proprio ad esempio su divani, letti o cuccia del cane? Beh, si tratta di una motivazione che, se vogliamo, potremmo definire atavica, cioè risale a quello che avveniva quando ovviamente era un animale allo stato bravo, quindi quando si trattava in realtà di un lupo più che di un cane. Che cosa accadeva? Che in certi momenti il lupo doveva sdraiarsi e quindi rifocillarsi, riposare, e in quel momento era necessario quindi creare un giaciglio. Per fare ciò era necessario ovviamente andare a rimuovere tutto ciò che poteva rendere poi fastidioso, pericoloso il riposo. Quindi che si trattasse di rami, pietre, quant'altro che potesse in qualche modo inficiare poi quel momento di recupero delle energie, ecco che veniva rimosso semplicemente tramite questa forma di grattamento del terreno, questo raspamento. Questo tipo di comportamento lo riscontriamo ovviamente anche nei nostri cani, che mettono in atto un vero e proprio rituale. Quindi, a prescindere dal fatto che si trovino su un divano, su un materasso, su un lettino messo a loro disposizione, per quanto questo possa presentare delle superfici regolari, comunque metterà in atto lo stesso il nostro cane questa attività di grattamento quasi compulsivo, semplicemente perché è appunto un qualche cosa che fa parte della sua natura. L'idea è quindi di riuscire a creare questo giaciglio in cui riposare e noi proprietari non dovremmo far altro che assistere, magari anche incuriositi da questa forma di comportamento ancestrale, e che quindi non vi è nessun tipo di problema alla base di questo comportamento. Beh, però voglio segnalarti tre piccoli aspetti che invece possono essere un pochino più preoccupanti. Alcuni cani tendono a mettere in atto questo comportamento quando, per esempio, sono in situazioni di stress. E quindi è un po' come se si cercassero in qualche modo di autotranquillizzare. A volte addirittura si è visto che alcuni soggetti, quelli più predisposti alla dilatazione e torsione gastrica, quindi spesso si tratta di cani di taglia medio-grande, possono presentare questo tipo di comportamento in maniera improvvisa, quindi un comportamento che non avevano mai fatto prima, proprio quando sono affetti da questa patologia, quando c'è già lo stomaco in dilatazione e quindi il cane inizia ad avere questo stato di sofferenza che può manifestare anche con questa forma di raspamento sulla propria cuccia. Questo naturalmente è un comportamento che ci deve allertare se abbiamo cani predisposti e che in passato non hanno mai messo in atto questo tipo di comportamento. Altra particolarità è quella legata alle femmine. Sia femmine che stanno per partorire, sia femmine che hanno una pseudogravidanza, possono presentare questo comportamento e quindi anche quello ci deve in qualche modo mettere sul chi va là e quindi capire come aiutarla a superare questa situazione. Se si tratta di una femmina che deve partorire, ovviamente ci saranno degli accorgimenti da adottare. Se si tratta di una femmina che ha una falsa gravidanza, beh, lì dovremmo capire insieme al veterinario curante quali sono le soluzioni da adottare. Altro aspetto, ed è il terzo su cui mi soffermo, è quello del raspamento messo in atto su pavimenti in maniera prolungata, frequente, compulsiva. Alcuni cani possono ovviamente manifestare questo comportamento sotto forma di gioco, ma ripeto, in questo caso il gioco viene presentato in maniera diversa da quello che può essere un comportamento compulsivo, dove il cane sembra essere completamente dissociato dalla realtà, si focalizza su quel comportamento, lo porta avanti per tempi lunghi e molto di frequente. Beh, in questo caso dovremmo approfondire e capire come aiutare a risolvere questo suo disturbo comportamentale, e in questo sicuramente può esserci d'aiuto il medico veterinario comportamentalista. Bene. Abbiamo fatto questa panoramica perché molti, soprattutto in commento al video precedente sul raspamento a passeggio, hanno chiesto come mai questo comportamento veniva presentato anche sulla cuccia. Abbiamo capito oggi il perché, nulla di anomalo, si tratta semplicemente di creare il giaciglio più confortevole per il riposo del nostro cane.
A volte questo è legato al fatto semplicemente che noi stessi diamo attenzione al nostro cane quando fa così, andando anche a rinforzare un rituale già atavico. Mi auguro di aver dato una risposta a molti di coloro che chiedevano informazioni in merito. Ovviamente se hai la possibilità condividi il contenuto di questo video con tutti coloro che possono trarre spunto per capire certe cose del loro cane. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube, clicca sulla campanella così sarai sempre aggiornato e mi raccomando fammi sapere, e se hai anche qualche foto o video mandamela nei commenti, cosa succede tra le mura domestiche quando il tuo cane si va a mettere sulla cuccia o sul divano e sul letto. Ci vediamo al prossimo video, a presto!